mesi si è spostata in questa sede e penso rimarremo qui per parecchio tempo, e non è ancora stato inaugurato ufficialmente, però già è operativo. E non potevo dire di no per la conferenza stampa di una iniziativa che vede coinvolti il Rotary Club di Fermo e il presidente della CAO, che è anche un membro del club del Fermano. E quindi io lascio lo spazio a loro, perché è un'iniziativa che hanno in sinergia creato loro, e loro, posso solo dire che l'Ordine dei Medici, in quanto responsabile della tutela della salute dei cittadini sul territorio di Fermo, vede sempre con occhio molto convinto e benevolo questa iniziativa, perché è un'iniziativa di prevenzione, e sapete che con la crisi del sistema sanitario nazionale quella che sta diventando sempre un po' più carente è proprio la prevenzione. Quindi benvengano tutte quelle iniziative che il privato fanno, e in concerto poi con le istituzioni sanitarie del territorio, per questa popolazione. Quindi auguro a loro e li ringrazio per questa iniziativa, e loro presenteranno le finalità. Grazie. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio soprattutto il dottor Costantino Strappa, socio del Rotary Club di Fermo, il quale ci ha proposto questo progetto che noi abbiamo subito approvato, l'abbiamo, si passa il termine, sposato, perché è oltre interessante, come diceva anche la dottoressa Calcagni, ci permette un intervento incisivo nel sociale, nel tessuto sociale del territorio, caratterizzato da una profonda crisi economica ma anche sociale. E poter aiutare in qualche maniera, fin da giovani, i bambini, aiutare le famiglie, perché qui si tratta di un intervento che apparentemente sembra per i bambini, ma è un aiuto a tutte alle famiglie coinvolte, a tutto il tessuto sociale del territorio, penso che sia nell'ottica e nella missione del Rotary. Io ringrazio ancora il dottor Strappa per l'occasione e per l'opportunità concessa, e noi siamo a completa disposizione per qualsiasi cosa necessita. Passo la parola al dottor Strappa, il quale ci spiegherà tutto il progetto. Grazie ancora. No, grazie delle belle parole, grazie, veramente troppo gentile. Io innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio e saluto, diciamo, tutti i soci Rotary presenti, i colleghi che hanno aderito all'iniziativa e che sono presenti oggi, e soprattutto anche i giornalisti che con la loro presenza rendono possibile questo incontro. Chiaramente, diciamo, anch'io ringrazio tantissimo il presidente Rotary, l'avvocato Intorpida, per l'entusiasmo proprio per l'accettazione proprio così piena e immediata di questo progetto. E chiaramente nel ringraziare la nostra presidente, la presidente dell'Ordine dei Medici, la dottoressa Anna Maria Calcagni, e l'Andi come sezione di Ascoli Piceno e Fermo, che il presidente dottor Antonino Rossi ha dato anche esso l'adesione al progetto, che hanno supportato quindi l'iniziativa. Proprio nel ringraziare loro mi piace rimarcare come questo sia proprio un esempio, questa iniziativa è un esempio di sinergia, di collaborazione tra enti e istituzioni, perché è poi proprio previsto dallo statuto dell'Ordine dei Medici, dello statuto appunto dell'Ordine dei Medici, quello di creare delle occasioni di incontro con la popolazione, di informazione. Quindi questa sinergia ha reso possibile la realizzazione di questo progetto a valenza sociale, perché chiediamoci bene, come diceva il Presidente, chiaramente il messaggio è rivolto indifferentemente a tutti gli alunni delle scuole, diciamo, dell'infanzia, in particolare del terzo anno, e alle primarie, e alla primaria primo anno, ma potendo, e se ci sono i mezzi e le possibilità, anche ad altre classi, e questa è la valenza sociale, perché appunto a scuola ci vanno tutti, ovviamente ci vanno i figli
proprio ci vanno tutti, quindi la Valenza è al tappeto, è spalmata su tutte, diciamo, le categorie sociali. Questa è la cosa che mi piace rimarcare di questo progetto. È un progetto che è stato sviluppato con i soci Rotary, con la dottoressa Leila Macchi e con l'architetto Stefano Bizzarri, e poi vedremo magari qualche dettaglio più specifico. Come vi ho anticipato, è dedicato agli alunni di quella fascia di età. Poi ho una presentazione che spiega anche il perché, vi diremo appunto quali sono le motivazioni. L'obiettivo è quello di educare gli alunni e ovviamente ai principi fondamentali dell'igiene orale, ma non solo. L'ho chiamato e l'ho voluto chiamare a scuola di salute orale proprio per dargli un respiro più ampio, perché associato al discorso manovre igieniche, eccetera, c'è il discorso dell'igiene alimentare, che è uno dei pilastri fondamentali della prevenzione. Quindi vedremo poi nella presentazione un po' più nel dettaglio qual è l'importanza di alimentarsi in maniera corretta. Sappiamo anche quali sono le problematiche relative ai disordini alimentari, che sono sempre maggiori proprio in età prescolare e scolare. Dicevo, con questo progetto, diciamo, vede la partecipazione a titolo gratuito e assolutamente anonimo, ci tengo a precisarlo, perché proprio nel rispetto massimo della deontologia medica, essendo tratto appunto anch'io per il ruolo che ricopro, quindi diciamo, verrà svolto dai colleghi che fanno parte in gran parte dell'Ordine dei Medici, ma anche dell'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani nella sezione di Fermo e Ascoli Piceno. E li ringrazio perché anche loro hanno aderito in maniera molto entusiastica, spontanea. Infatti abbiamo qualcosa come 25-26 colleghi volontari, e che sinceramente per iniziative di questo genere non è facilissimo neanche ottenere. Queste lezioni che saranno presentate agli alunni, diciamo, avranno una durata compatibile ovviamente come la conferenza stampa, diciamo, nei limiti della resistenza umana dei bambini, quindi dureranno circa un'ora e saranno strutturate con una didattica semplice e divertente, un linguaggio, diciamo, adatto alle caratteristiche e alle abilità psicofisiche dei bambini. Cioè, bisognerà sicuramente tener conto dei processi evolutivi e cognitivi dei diversi gruppi, delle varie fasce di età, insomma, dei bambini. Tratteremo diversi argomenti, diciamo, ma sempre, ripeto, con questa premessa, quindi parleremo in maniera molto semplice di anatomia del cavo orale, di come si forma la carie, delle corrette abitudini igieniche, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, e praticamente, un attimo, ecco così, e appunto dei pilastri della prevenzione. E poi consegneremo, supportati da un'azienda, anche, oltre che da Rotary, anche praticamente, diciamo, del materiale didattico da consegnare alle famiglie con delle brochure che vi farò vedere, e velocemente, e un attestato di partecipazione, diciamo un diploma, che sembra una cosa carina, che lascia un segno, lascia un ricordo anche ai bambini. Mi fa piacere notare come, oltre ai colleghi, anche gli istituti scolastici comprensivi hanno aderito con entusiasmo. Infatti ho trovato notevolissima collaborazione da parte di tutti gli iscritti di Fermo. Tutte le scuole di Fermo hanno aderito all'iniziativa. Quindi, oltre a Fermo, ci siamo estesi anche al Fermano, abbiamo chiesto, però hanno risposto, l'ISC Nardi di Porto San Giorgio, quindi anche lì faremo le lezioni, e anche l'Istituto Cestoni di Monte Giorgio. E quindi questi sono gli ISC interessati, che alla fine praticamente potenzialmente potremmo raggiungere, penso, qualcosa come un migliaio di alunni di circa, quindi un numero importante. Allora, io adesso, per non tediarvi troppo con la mia voce, volevo un attimo proprio vedere un secondo una piccolissima presentazione per introdurre il problema, l'aspetto della prevenzione. Cominciamo in maniera un po'
tranquilla, più leggera, vediamo un attimo. Faccio riferimento, sempre adesso se parte, però dobbiamo chiamare un attimo un po' di Serena perché mi ha cambiato il collegamento. Chiamala un attimo Serena che non mi parte il collegamento, allora ma forse a quel punto è normale, di là. E aspettiamo un secondo che arrivi Serena, cioè sì. Comunque saremo assolutamente nei tempi. Nel mentre possiamo chiederti qualcosa? Certo, dimmi. No, ad esempio, cioè, quali sono le patologie più frequenti? La carie, quella che diciamo... Sicuramente diciamo la carie, adesso vedremo poi nella... Ti do proprio i dati nella presentazione successiva. Ti do i dati e poi dopo... Questa è già la presentazione. Questa è la presentazione, non va in video. Ma vorrei che schiacci vedi un attimo. No, però così no. Eccola. Vediamo com'era impostata prima. Questa qui dall'inizio. Non è questa, comunque com'è impostata così. Ok, comunque così si vede, perfetto. Adesso questa la chiudiamo un attimo, riduciamo l'icona e partiamo con questa. Allora, diciamo, solo apparentemente è scherzosa la cosa, perché scherzosa e comunque leggera. Perché mi piace citare, è successo poche settimane fa, c'è stata una polemica mediatica, non so se vi è capitato di imbattervi in questa cosa, dove la Hunziker è stata, diciamo, attaccata, tra l'altro da un collega, probabilmente in cerca di qualche forma, insomma, di notorietà. Gli è stato detto che la Hunziker, siccome ha quel sorriso stupendo, perfetto, gli è stato detto che aveva i denti artificiali, che c'era la mano di un dentista, e che non fosse naturale. Invece chiaramente, diciamo, lei ha risposto sempre tramite, diciamo, i social, tanto per capire, diciamo, ci ha avuto questa situazione, almeno 1 milione di visualizzazioni. Ma perché vi faccio vedere questo discorso? Perché parto da qui? Perché la Hunziker tocca un argomento essenziale anche per l'odontoiatria, la prevenzione. La prevenzione, perché infatti la Hunziker dice: mi sento molto sicuro, va bene, ma ci tengo moltissimo ai miei denti. Guardate adesso cosa dice. La forma, dice, è sicuramente genetica, ovviamente, perché lei l'ha fatta la mamma, non l'ha fatta, diciamo, il dentista, ma la cura da noi, dice, in Svizzera parte dalle elementari. Cioè, guardate qui, ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e facevamo la cura al fluor. Cioè, questa c'ha 40 anni. Al di là che mi piace citare la Hunziker perché è una persona anche impegnata, non è solo una soubrette, ma è una persona impegnata, è impegnata nel sociale, è impegnata nella lotta, diciamo, nella campagna contro la violenza sulle donne, insomma, via discorrendo, e altre cose. Quindi non è una sciocca. E guardate, questa già ha 40 anni, conserva l'imprinting di quando era bambina. Questo è fondamentale. Questo è, diciamo, una cosa da... Io posso aggiungere, adesso parlando con te, senza fare pubblicità, io ho un bambino che ha 21 mesi e ha cominciato ad andare al nido e meravigliati hanno cominciato ad insegnargli a usare lo spazzolino, tanto che torna a casa dopo pranzo, comincia a chiamare la madre per andare in giro con lo spazzolino per fare in qualche maniera. Quindi sarebbe l'optimum. Assolutamente, ma noi costantemente in studio vediamo ragazzi, uomini, anzi no ragazzi, uomini di 40-50 anni, che magari con i quali c'è occasione di scambiare le informazioni, magari un attimo di tempo, vengono fuori questi discorsi di prevenzione, eccetera, e ci dicono, anche loro ci confermano, persone appunto di 40-50 anni che ricordano perfettamente ancora oggi, a distanza di decenni, la lezione fatta a scuola sull'educazione, su come si spazzano i denti, eccetera. Questo è un rinforzo, è veramente una grossa soddisfazione per me, perché appunto, diciamo, fa piacere trovare persone appunto che suffragano l'impostazione di questo progetto, insomma, no? E quindi quindi lei è rimasta, poi chiaramente loro applicavano anche il fluoro, quindi non poteva mangiare, eccetera, eccetera. E quindi lei dice, la Hunziker dice, non salto un igiene dentale neanche se cascasse il mondo, va bene, tutte
diciamo, le cose. E l'auspicio è che, visto che ha tanti followers, che anche loro, magari anche lei possa essere un, diciamo, un veicolo che porti avanti il messaggio della prevenzione. Questo era per introdurre proprio il discorso della, della prevenzione, con un'altra piccola, presentazione, non vi spaventate perché è molto rapida, anche questa. Questa, adesso vediamo un attimo, ok, questo è il progetto, fa parte dei progetti del Rotary per la salute. Qualche dato sulla prevenzione della carie. Parliamo un attimo adesso, senza entrare nello specifico, molto rapidamente, poi mi dite se sono troppo tecnico, entro troppo nel dettaglio, oppure se volete sapere qualcosa di più. Ma vediamo per esempio qual è la situazione epidemiologica in Italia. In Italia, dove ancora nella fascia da fino a 25 anni abbiamo qualcosa come l'80% della popolazione che è interessata da processi cariosi. Cioè praticamente abbiamo, cioè che rappresentano almeno una carie, qualcosa come l'80%. Se andiamo a vedere i ragazzini di 4 anni, questi sono fondi del Ministero di qualche anno fa, non è che sono di chissà quando, sono di 6-8 anni fa, poi ci sono anche più aggiornati, abbiamo il 22% dei bambini che è interessato da questa problematica, a 12 anni sale al 43%, fino a 18 arriviamo al 60% per passare addirittura all'80% in questa fase. Quindi è ancora una problematica molto 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 presente. Se andiamo a vedere l'indice, quello che è l'indice, un indice tecnico che è l'indice DMFT, che sarebbe in inglese l'acronimo che dei, sarebbero denti decayed, cariati, missing, persi e diciamo feeling otturati, abbiamo un indice che per i dodicenni è di 1,07. E se andiamo ancora a vedere nel dettaglio l'evoluzione negli anni, sappiamo che abbiamo l'OMS che ci dice che è un obiettivo, l'obiettivo per il 2010, poi vedremo anche quello per il 2020. Per il 2010 dovrebbe essere, questo indice DMFT dovrebbe essere uguale o inferiore a 1. Se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi 40 anni, andiamo a vedere, all'inizio siamo partiti negli anni 80 con un indice che era di 7. Addirittura, cioè di 7, pensate quante carie potevano avere i ragazzi a quell'epoca. Poi man mano con il migliorare delle manovre igieniche, dell'educazione sanitaria, siamo arrivati al 2014 con un indice molto vicino all'obiettivo OMS che è 1,07. Ma diciamo questo in Italia, perché se andiamo a vedere in Europa ci sono ovviamente quelli più bravi di noi, che ovviamente non è difficile da fare, vediamo che l'indice già lo hanno raggiunto da diversi anni. Hanno un indice di 0,6, 0,8 in Svizzera o 0,9 diciamo in Svezia. Se vogliamo andare a vedere questo indice rapportato alle varie regioni, ovviamente anche qui troveremo una discrepanza tra nord, come succede spesso, tra il nord dove l'indice è praticamente, era vicino all'1 già nel 2007, poi vediamo che nel 2017 ci siamo allineati nel nord ai valori dell'Olanda. Siamo a 0,6, al centro siamo intorno a 1, al sud intorno a 1,5, arrivati a 1,14. Ma prima vi dicevo, no? Vediamo qual è l'indice per il 2020, per esempio. Qual è l'indice per il 2020? L'obiettivo di questo indice, detto appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbe quello dello 0,7. Cioè dovremmo avere il 65% della popolazione esente da carie per arrivare, questo a 12 anni, ma per arrivare a 4 anni ad avere addirittura l'85% della popolazione esente, appunto, dei bambini esente da carie. E mi permetto di segnalare queste righe finali, non si vedono? Sì, si vedono bene, proprio perché quando vi dicevo perché ci occupiamo di questi bambini, perché ci occupiamo di questa fascia di età, perché l'OMS raccomanda proprio programmi di prevenzione per questa fascia di età, perché è stato visto, ma non da noi, diciamo, ma è stato visto dai ricercatori, come in questa fascia di età
ci sia la possibilità di cambiare, diciamo, le abitudini, ci sia la possibilità di apprendere nuove abitudini facilmente, mentre più cresciamo, lo sappiamo benissimo, questo è un dato comune, no? Più cresciamo, più praticamente è difficile cambiare quelle abitudini che acquisiamo quegli anni. Va bene, poi ho messo una slide per curiosità per vedere, lo zucchero, chiaramente i glicidi sono implicati nella carie, per vedere come è aumentato nei secoli a dismisura l'uso di zucchero. Lo zucchero negli anni 2000 addirittura viene consumato in una percentuale, in una quantità di circa 70 kg a persona pro capite, quando, diciamo, in precedenza vedete i valori che avevamo, quindi chiaramente l'assunzione di zucchero e sostanze di questo tipo. In questo caso, voglio dire, la saliva, nonostante i suoi effetti tampone, può fare poco. La saliva, oltretutto, ci sono problematiche, appunto, che riducono la, diciamo, la quantità di saliva prodotta, che ha un notevolissimo effetto anticarie, diciamo, per elevare il pH, diciamo, della bocca. Due brevissime slide sono arrivate queste sulla formazione della carie, cosa succede, perché qui mi ricollego al discorso alimentare. Cosa succede praticamente quando assumiamo il cibo? Quando assumiamo elementi a base di glicidi, ovviamente, perché gli altri non vengono metabolizzati dai batteri, ci troviamo per i primi 30-40 minuti in questa fase, la fase di sinistra, la fase di demineralizzazione, in cui perdiamo lo smalto, perde calcio e fosfati. Dopo mezz'ora, 40 minuti, la saliva, con il suo effetto tampone, diciamo, no, fa rialzare il pH. Chiaramente ci spostiamo verso un pH basico, un pH più neutro, e vengono quindi vengono a realizzarsi i processi inversi, cioè praticamente si remineralizza la superficie dello smalto. Ed è a questo livello che potrebbe, per esempio, entrare il fluoro. Quindi la carie si forma perché c'è una rottura di questo equilibrio tra, cioè, la fase di remineralizzazione e la fase di demineralizzazione, cioè a favore di quest'ultima, della demineralizzazione. E allora arriva la carie. Perché questo? E qui le abitudini alimentari. Se il bambino, invece di mangiare 5 volte al giorno, cioè la merenda, la colazione mattina, la merenda a scuola, pranzo, merenda e cena, mangia 12 volte perché è abituato a assumere tutto quello, esatto, e cosa succede? Semplicissimo, la saliva, come dicevo, nei primi 30-40 minuti la saliva non riesce a tamponare, perché ci troviamo sempre in un ambiente acido, ci troviamo sempre nella fase di demineralizzazione, cioè la prima, quella di sinistra, con il pH acido, e quindi ecco il discorso dell'incidenza della carie. E qui interviene, diciamo, potrebbe intervenire nel discorso dello spazzolamento e dell'apporto di fluoro tramite il dentifricio, che è uno dei pilastri della prevenzione. I pilastri della prevenzione, mi piace, diciamo, sottolineare, sono quattro. Sono quattro, sono praticamente, ovviamente, scontato, no? L'igiene orale, l'igiene alimentare, l'apporto di fluoro, quindi tramite dentifrici oppure eventualmente le compressine, e praticamente i controlli, ovviamente, regolari dallo specialista. Il fluoro agisce come? Velocissimi, agisce praticamente riducendo, appunto, la solubilità dello smalto, stimola la remineralizzazione di cui parlavamo prima e inibisce gli acidi. In questo modo, diciamo, coadiuva, appunto, la remineralizzazione, diciamo, l'integrità, favorisce, diciamo, il mantenimento dell'integrità del dente. Adesso basta, perché vi ho messo la prova, vedo giustamente, non vi voglio annoiare tanto, vi faccio solo vedere rapidamente, penso di averle messe qui, delle slide che riguardano i materiali, per esempio che diamo, ecco, questi si vedono, sono delle brochure che sono nel pacchettino che diamo alle famiglie, quindi le famiglie avranno, appunto, diciamo, informazioni per quanto riguarda sempre il fluoro, cioè i pilastri della prevenzione. Vi faccio vedere, prima mi dice che levate appunto il discorso come facciamo, noi utilizziamo una presentazione, diciamo, a base con un cartone animato, ovviamente, quindi ci rapportiamo con qualcosa che è molto molto vicino ai bambini.
che cattura, diciamo, che cattura la loro attenzione con personaggi simpatici, insomma, così, che possono tenere testa, diciamo, no, alla loro concentrazione. E basta, adesso inutile vi faccio nel dettaglio, penso che il cartone animato non volete esaminarlo, quindi diciamo, sostanzialmente diciamo che ecco, gli argomenti sono questi, ecco. Penso che possiamo penso che è chiarito un po' il tipo del progetto, poi ovviamente lo aggiorneremo prego anche nel corso delle attività degli aggiornamenti e tracciamo un po' delle conclusioni finali. Quando parte? Stiamo già approntando il calendario, sicuramente fa parte a giorni praticamente, adesso tra qualche settimana, diciamo, tra fine marzo, poi si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e dell'altro possibile anche giugno, perché le scuole materne chiudono il 30 giugno, quindi abbiamo diversi mesi. E appunto stiamo strutturando con i colleghi proprio un calendario in base alle loro disponibilità, in base alle disponibilità della scuola, per cercare appunto di raggiungere il maggior numero possibile dei bambini. Poi stiamo pensando anche a un progetto, diciamo, che coinvolge l'architetto Bizzarri, ma adesso è un attimo prematuro, però per cercare di risolvere alcuni problemi pratici legati proprio allo stoccaggio degli spazzolini, eccetera, però questo è un po' prematuro perché poi richiede tutta un'altra organizzazione, ne parleremo in un'altra occasione. E quindi niente, prevediamo magari da dove possibile di far partecipare due colleghi insieme nella stessa lezione per renderla più animata, se è possibile, diciamo, dove... ma diciamo che sono molto contento anche dell'accoglienza entusiastica delle insegnanti, non pensavo, ci sono tantissime, diciamo, sono molto molto attente a questo aspetto. Mi hanno detto che stanno proprio aspettando che arriviamo noi per prendere l'argomento e poi riproporlo. Anche perché noi diamo del materiale ai colleghi che fanno, diciamo, queste iniziative, diamo proprio tutto il materiale su un CD, su una pen drive, insomma, che poi ho chiesto, ho detto di lasciare proprio in dotazione alla classe, perché ormai tutte le classi sostanzialmente hanno il computer, hanno comunque la dotazione multimediale. Quindi questo materiale che noi diamo, oltre a quello cartaceo che viene dato alle scuole, ma anche il materiale, cioè proprio la lezione in sé, perché la presentazione in PowerPoint con quella traccia che diamo, poi può essere, una volta ascoltata un minimo dall'insegnante, può essere riprodotta tutte le volte che vuole, e il cartone animato lo stesso. Quindi il messaggio di prevenzione, se l'insegnante vuole, viene ripetuto n volte, cioè volendo, perché noi gli lasciamo proprio il materiale su cui lavorare. Dimostriamo, cioè, l'interessamento degli insegnanti dimostra che è un problema, tra virgolette, è un argomento molto importante e molto serio, nel senso che, visti anche tutti gli studi che hanno aderito, penso che abbiamo colto nel segno, per quanto riguarda l'attività della propria attività di economia sociale, dare una mano a aiutare fin da piccoli questi bambini. Faccio ancora i complimenti perché è bellissima. L'ho visto un po' all'inizio, ma poi l'ho visto proprio globalmente, è molto importante. C'è una cosa semplice, ai bambini il consiglio qual è? Cioè lavarsi i denti ogni volta che mangiano o le canonico, no, pranzo, cena o mattina, dopo cena? Come ti dicevo, ovviamente se il bambino assume dei carboidrati sarebbe opportuno, diciamo, che ogni volta che mangia. Per quello dicevo, è meglio concentrare almeno in 5 volte, che già sono tante. Se riuscisse a lavare e a spazzolare i denti anche rapidamente, magari 3 o 4 volte, poi una volta però in maniera assolutamente, almeno una volta la sera, dico sempre, dopo cena. E come dico sempre ai miei pazienti, è diverso dire dopo cena dal dire quando vai a dormire. Sono due cose assolutamente diverse ed è bene specificarlo, perché poi il bambino, come noi, no, che cerchiamo sempre di allungare le giornate a 26-27 ore, no? Noi quando andiamo a dormire la voglia di spazzolare i denti di solito mediamente nell'essere umano si riduce. Allora io dico sempre, è importantissimo che il bambino, certo se può, spazzoli sempre, magari velocemente, ma
la sera dopo cena, ma subito dopo cena, entro quei 20 minuti, 30 minuti massimo, ma diciamo subito, si alza e deve andare in bagno a spazzolare. Possibilmente con la tecnica corretta, e qui è importantissimo appunto questo discorso di come devono essere spazzolati i denti, perché un'altra cosa che è difficile far capire a tutti, anche ai grandi, è che non basta dire andiamo, vai a spazzolare i denti, ma è come dire vai a scrivere a un ragazzino che non sa scrivere. Cioè, dobbiamo anche insegnare la tecnica, è fondamentale la tecnica, per questo è importante, sono importanti queste lezioni di istruzione sull'igiene orale, perché appunto è troppo semplice anche per il genitore dire vai a spazzolarti i denti. Facciamogli vedere bene la tecnica, ricordiamoci sempre che il genitore ha una funzione fondamentale come modello, e quindi sarebbe opportuno che spazzolasse insieme al bambino. Grazie mille, ci siamo stati in esempio tutti.